Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi voglio rispondere a Carlo che mi ha scritto sul mio sito, nella pagina delle lezioni, appunto. Testuali parole. Ciao Igo, sono un felicissimo possessore del tuo libro di armonia. Purtroppo sono duro come il marmo e ho ancora dubbi riguardo a musica tonale e modale. Sarebbe fantastico se non chiedo troppo. Se tu potessi fare degli esempi di brani, va benissimo pop, funk, rock, eccetera, nei quali ci sono melodie o successioni modali particolari, grazie, eccetera, eccetera. Allora, sì, rimane sempre molta confusione su cosa sono le scale modali, cosa sono come si usano, cosa sono i modi, cos'è la musica modale, tonale, e come possiamo utilizzare un modo piuttosto che un altro. E secondo me sono giunto alla conclusione che, oltre a magari rispiegare tutto ancora più semplicemente possibile, quindi ho preparato un bel PDF per capire cosa sono le scale modali, cosa sono i modi, cos'è la musica modale. Riassumere un concetto così vasto in poche parole non è mai semplice, anche perché io non sono un grande, diciamo, molto bravo a riassumere concetti. Io parto da lontano, quindi di base si intende musica tonale, praticamente tutta musica moderna, dove tutto ciò che succede gira intorno a una specie di forza di gravità che è una nota, che è quella appunto della tonalità tonale, perché tutti gli accordi che si formano tranne su sostituzioni o cambi di tonalità hanno ovviamente delle precise funzioni e tutti sono, diciamo, ancorati a una nota precisa che è quella di tonica, insomma. La musica modale è molto molto più libera dagli schemi, e qui la faccio molto breve e più semplice possibile e addirittura parte che è una musica antichissima, prima della musica tonale, la storia insegna, i canti greci, eccetera, eccetera. È stata ripresa poi nel Novecento, diciamo, soprattutto da jazz. Qui si entra un attimo nel jazz modale, dove si era arrivati a un punto in cui c'erano troppi accordi e le difficoltà di improvvisazione erano talmente elevate che ci fu, diciamo, uno spartiacque, che è l'album Kind of Blue di Miles Davis, dove si riprese un po' il concetto modale, ovvero che non c'è più tutte queste regole, diciamo, e tutta questa gravità intorno a un accordo di tonica, ma addirittura dove un brano è composto da un unico accordo, classico caso di So What dal Re minore, dove che poi diventa Mi bemolle minore, quindi non ha niente di tonale, dove i musicisti sono liberi di improvvisare utilizzando appunto le scale che preferiscono, perché ogni scala ha un colore, eccetera, eccetera. Fatto questo piccolo riassunto, che vedrete molto meglio scritto nel PDF, io oggi volevo farvi capire intanto. Quando si parla, ma perché questo brano si dice che è dorico? Perché questo è eolio? Allora, oggi voglio prendere per l'appunto questi due modi che fanno sempre parte della. Quindi si parla di modale, ma in realtà sono scale che provengono tutte da un'unica scala madre, la scala maggiore. Comunque, andiamo a vedere un attimo come si costruisce una scala dorica e poi come si costruisce la scala minore naturale, che è detta eolia. E cos'è la differenza, anzi, quali sono poi le differenze? Allora, prendiamo un re e costruiamo il re dorico. Abbiamo il re mi fa naturale, sol, la, si naturale, do e re. Ora faccio re eolio, re minore naturale. Re, mi, fa, sol, la, si,
Si bemolle, Do e Re. Come vedete, cambia solo una nota tra queste due scale, che è la sesta. Nel primo caso è una sesta maggiore, che è un Si naturale, per le distanze degli intervalli è considerato sesta maggiore, mentre nella mia minore naturale ho la sesta minore. Fin qui cambia poco, diciamo, una nota. Proviamo ora a, magari chi è indietro su questo, le consiglio di andare un po' a ritroso nelle mie lezioni, a vedere come si armonizzano le scale, eccetera. Armonizziamo la scala dorica di Re e poi la scala eolia di Re e vediamo che accordi sono costruiti. Allora, praticamente prendo su ogni grado della scala la tonica, la terza e la quinta. Quindi sul Re avrò Re, Fa, La, quindi il mio primo accordo è Re minore a triade. Poi prendo il Mi, quindi sul secondo grado avrò Mi, Sol e Si naturale, quindi avrò un Fa diesis, avrò un Mi minore, poi Fa, avrò Fa, La, Do. Fa maggiore sul terzo grado, Sol maggiore sul quarto grado, perché ho il Si naturale, appunto, e così via. E vedrete che, come ho scritto poi nel PDF allegato, dove è tutto più chiaro e più ordinato, praticamente tutta la successione di accordi tra una diciamo un brano, una progressione armonica dorica e una eolia cambia totalmente, perché ad esempio il secondo grado della scala minore naturale è diminuito, mentre quello del modo dorico è minore. Ma soprattutto vedete che il quarto grado sulla scala dorica è maggiore, mentre su quella eolia è minore. Poi abbiamo il sesto grado, che addirittura cambia la nota di tonica. Uno avrò un Si bemolle, un Si naturale diminuito, e nell'altro, sul sesto grado, avrò un accordo maggiore di Si bemolle. Tutte queste cose cambiano quando si mette tutto insieme in una progressione armonica. Ovvero, come molti sostengono, si dice che la scala Re dorica la possiamo pensare in Do maggiore, che ha le stesse identiche note. Lo stesso sarebbe per Re eolia pensare a Fa maggiore, perché ha le stesse identiche note. Quindi, come ho detto prima, ogni scala modale fa riferimento a una scala madre maggiore. Però, se pensiamo in questo modo, automaticamente tendiamo a pensare, nel primo caso, alla tonica come, cioè a Do come tonica, scala maggiore di Do a Do come tonica. Ma noi vogliamo fare una progressione armonica dove la gravità, qui che si sente il colore del dorico, non è più Do, ma tutto quello che gira deve girare intorno al Re. Quindi, con delle successioni di accordi ben precise, utilizzando appunto l'armonizzazione, la scala dorica, farò in modo che risalti nell'armonia, ma anche nella melodia, la nota caratteristica, che abbiamo detto la sesta maggiore. Mentre in una composizione eolia, non, diciamo Re eolia, non penserò a Fa maggiore, perché altrimenti appunto l'accordo di tonica, di gravità, diventa il Fa maggiore. Invece è sempre un Re minore, e quindi tutto quello che girerà a successione armonica sarà rivolto con Re minore come gravità, però avrò altri accordi rispetto al Re dorico, perché abbiamo visto che armonizzando le due scale si ottengono accordi diversi. Tutto questo si può riassumere facendo degli esempi. Allora, giriamo un attimo lo schermo. Allora, il primo esempio che vi propongo è Get Lucky di
Daft Punk. Come vedete, la successione principale è composta da Si minore, che è il primo grado minore, quindi il terzo maggiore, che è il Re maggiore, il quinto minore e il quarto segnato in verde perché è maggiore. Come abbiamo detto, il quarto grado maggiore è sulla scala dorica, non su quella eolia. Come vedete, è riscritta la stessa parte del brano in eolio, mi verrebbe questa successione di accordi, quindi mi lo avrei minore. Quindi perché hanno scelto questa successione di accordi invece che questa? Proprio per il quarto grado maggiore. Oltretutto, in questo brano, nella melodia, c'è questo bellissimo Fa diesis. No, scusate, non ci vedo niente. Sol diesis, scusate. Che in tonalità di Si minore è la sesta maggiore. Quindi più dorico di così non si può. Quindi la sonorità dorica è evidenziata dalla progressione di accordi, ma anche dalla melodia. Riscritta in eolio, ovviamente devo togliere questa alterazione e mettere un sol naturale. Quindi andiamo a sentirle tutte e due, si sente la differenza tra dorico e eolio. Ora è olio. Sentite che cambia veramente tutto, perde di brillantezza, di fluidità. Il quarto grado minore qui proprio non ci sta. Andiamo avanti. I wish Steve Wonder, chi non lo conosce, quella con. Questo è il giro di basso più o meno a memoria. Allora, in questo caso, come prima, il brano è dorico. Perché? Perché praticamente la sequenza di accordi è quasi interamente composta dal primo grado minore, quindi la tonalità di Mi bemolle, e il quarto maggiore, anzi, in questo caso, accordo maggiore con la settima minore. Nella melodia, quindi looking back, c'è questo do naturale che è la sesta maggiore di Mi bemolle. Quindi anche in questo caso già l'armonia avrebbe, visto che la successione di accordi si ripete tantissimo, ha una sua identità dorica ben precisa, con il primo minore, quarto grado di settima, ma è rafforzata anche da alcune frasi nella melodia, appunto l'uso della sesta maggiore. È riscritta in eolio come abbiamo fatto prima, il quarto grado diventa minore e il sesto grado della melodia diventa do bemolle, che è uguale a si naturale, che è la sesta minore di mi bemolle. Quindi possiamo dire che I wish è in mi bemolle dorico. Andiamo a sentire questa frase. Fila tutto liscio come l'olio, ma se la metto in eolio, perde completamente il senso i due accordi Mi bemolle minore e La bemolle maggiore che diventano Mi bemolle minore e La bemolle minore, quindi cambia tutto. Andiamo ancora avanti. Impressioni di settembre, che è il brano classico quando si dice dorico della nostra discografia italiana. Diciamo, ma perché è dorico? Allora, andiamo a esaminare in questo caso, diciamo, la frase, cioè il riff, il synth, mi sembra sia fatto. Cioè questo bel riffone iniziale storico che tocca appunto una sesta maggiore perché c'è un do diesis, siamo a tonalità di mi minore. Quindi, come vedete anche
la successione armonica è composta dal primo grado minore, poi dal settimo maggiore, quindi Re maggiore, poi abbiamo il quarto maggiore come prima, che è tipico appunto del modo eolio, e ritorna sul primo grado minore. Quindi la strofa, quando quante gocce sono stonatissime. Se invece io lo porto in eolio, verrebbe col quarto grado minore. Molto più cupo, più triste, più diverso, insomma, con un effetto diverso. Andiamolo a sentire, quindi prima in dorico e poi in eolio. Ora eolio. Non è che uno è giusto e uno sbagliato, è che uno ha un suo senso, un colore, e uno un altro. Quindi, so what? Quindi, come dicevo prima, se fosse stato scritto utilizzando le note di eolio rispetto ovviamente al dorico, che come vedete Re minore usa il riff di basso di Paul Chambers, utilizza la sesta maggiore, quindi il Si naturale, mentre in eolio sarebbe Si bemolle. Sentiamo la differenza al volo. Sentiamo ora in eolio, quindi con anche la sezione di fiati che cambia gli accordi, che è vero è Re minore, ma ci sono degli accordi che si formano con appunto i fiati. Andiamo a sentire. Sentite, cambia veramente tutto. Andiamo avanti. L'ultimo esempio di dorico che ho fatto oggi è Uptown Funk di Bruno Mars, che si conosce tutti, spero, che è composta dal primo grado minore e il quarto settima, come è successo un po' con I Wish. Quindi il quarto grado maggiore, con l'aggiunta della settima minore, che è tipico del dorico, cosa che non avremo nel modo eolio perché il quarto è minore. In questo caso la melodia non tocca la nota caratteristica, quindi il Si naturale tipico del Re dorico, ma ci sono moltissimi esempi in cui il dorico, il colore dorico è stabilito esclusivamente dall'armonia, quindi non è necessario che la melodia vada a toccare certe note. Andiamo a sentire cosa cambia, quindi. E olio. Anche qui lascio a voi le interpretazioni. Poi possiamo fare degli esempi al contrario, quindi scritti in eolio, come Ain't No Sunshine, che conoscono anche Muri, dove gli accordi principali sono, nel caso non ricordo se l'originale è proprio La minore, comunque primo minore, poi c'è un settimo maggiore di passaggio, Mi minore, quinto minore, fin qui tutto ok, poi il quarto minore.
che abbiamo detto è tipico dell'eolio. Quindi trasformandolo, anche in questo caso nella melodia non ci sono note che evidenziano eolio o dorico, quindi il fa diesis o il fa naturale. Ma l'armonia, nel caso del dorico, avremo re maggiore, quindi sentiamo la differenza tra i due. Ora è olio, è dorico, scusa. Quindi, come sentite, la melodia è identica, però cambia questo grado che diventa maggiore, che secondo me ci sta malino, anche se, come vedete, non è che una è giusta e una è sbagliata. Poi il mio preferito, Careless Whisper. Qui mi diverto perché è una composizione minore. Io l'ho scritta in re minore. Mi sembra che anche l'originale sia così. È composta dal primo grado minore, quindi ok, anche in dorico. Ma il quarto grado è minore, come abbiamo visto, l'eolio ce l'ha minore, mentre il dorico c'è la maggiore, poi c'è un la minore, che è il quinto minore, va bene in entrambi i casi. Sesto, bemolle sesto maggiore, quindi come abbiamo visto la scala eolia c'è il sesto grado minore, si bemolle in questo caso, che è maggiore, come abbiamo detto all'inizio. E poi di nuovo il quinto minore. Nel caso del dorico l'armonia diventerebbe primo minore, quarto maggiore, quinto minore, sesto, però sì, quindi sesto maggiore, minore, l'accordo. Quindi il si è la sesta maggiore di re e minore sì, è l'accordo che si forma, e quinto minore. Andiamo a sentire, e in questo caso nella melodia di George Michael c'è, qui ho messo George Michael, ma in realtà mi sembra che questo brano sia del gruppo suo, insomma, non mi viene in mente come si chiama. La melodia tocca proprio la sesta minore, quindi il si bemolle nella melodia, mentre se la scrivo in dorico c'è un si naturale, ovviamente. Andiamo a sentire la differenza tra le due, quindi olio. So che le basi non sono il massimo, ragazzi, ma non avevo tempo. Andiamo ora a Dorico. L'ultimo esempio di oggi è Danny California dei Red Hot Chili Peppers, che anche questa è in eolio, la minore perfetto, quindi tutte le note naturali, la minore sol, quindi settimo maggiore, quarto minore ancora e primo minore, quindi la minore sol, re minore, la minore. Scritto in dorico, anche in questo caso la melodia non cambia niente, però cambia questo accordo che in dorico sarebbe il quarto maggiore, come abbiamo detto più volte, quindi re maggiore. Differenza tra le due, e poi conclusione. È il giro principale. Sentite, questo maggiore qui ci sta male, quindi è una questione di colori, di quello che si vuole esprimere. Quindi se io scelgo,
se io compongo un brano, a seconda di quello che vorrò trasmettere, sceglierò un determinato modo, o comunque, soprattutto una musica tonale, prenderò degli accordi in qua e là che mi servono in un determinato momento perché danno un colore specifico alla mia progressione armonica. Questo è quello che succede molto spesso nelle tonalità minori, appunto, si prendono accordi, ad esempio, quando c'è bisogno di risolvere sul primo minore, spesso il quinto si prende maggiore o addirittura di settima, che non fa parte né dell'eolio né del dorico, fa parte della minore armonica, ad esempio. Sono scambi di accordi per tutta una questione armonica ben precisa. Allora, quindi noi, a noi bassisti, tutto questo cosa ci interessa? Allora, innanzitutto no, non è detto che siamo esclusi dalla composizione. Io stesso, nel mio piccolo, mi diverto a scrivere soprattutto così per scopo di allenamento o anche per creare qualcosa di piacevole, a sperimentare varie successioni morali e sentirne i vari colori. Per esempio, a me piace moltissimo il lidio. Poi faremo una lezione apposta sul lidio, perché secondo me è fondamentale capire il modo lidio. E il lidio di sua, cioè con i suoi accordi, tutto quello che abbiamo detto, crea una certa sensazione di meraviglia, di qualcosa di strano, di non a caso molto utilizzato nei film. Ecco, un consiglio è andare a esaminare sempre le colonne sonore dei film, dove spesso, soprattutto perché film, in una scena, immaginatevi una scena horror, se io ci metto un bel maggiore allegro, una melodia bella, tranquilla, maggiore, no. Ci vuole una musica di accompagnamento ben precisa. Qui entrano ancora di più in gioco i modi, le scale modali, eccetera, eccetera, perché ogni modo, appunto, ha un suo colore. Oppure penso ai film tipo Ritorno al futuro, che mi ricordo benissimo che è scritta in lidio. Buona parte, perché c'è proprio quel senso di quasi misterioso, non so come spiegarlo, ma ci arriveremo sempre con gli esempi, perché gli esempi è la cosa, sono la cosa migliore, quindi sentire le varie differenze, eccetera. Oltretutto ci torna comodo perché, come dicevo prima, non è detto che per suonare le scale modali ci debba essere una successione precisa di accordi. Se io sono in un contesto pop anche, dove diciamo ho 8 battute di assolo, mi dicono, guarda, queste 8 battute c'è l'assolo di basso, e c'è un tappeto di, si è detto re minore finora, usiamo re minore, cioè 8 battute di re minore. E se io voglio far sentire qualcosa di particolare, quindi posso utilizzare tranquillamente, visto che qui c'è un tappeto che mi fa suonare re, fa e la. Può essere un piano, un archi, un pad, una chitarra. Suonano questo per 8 battute. Io posso andare a mio piacimento, posso utilizzare, conoscendo il colore di ogni scala morale, per esempio la scala minore naturale di re, ma anche la scala dorica di re, ma anche la minore armonica per assurdo di re, la minore melodica, la scala frigia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il modo giusto per capire il colore delle scale modali può essere quello, uno dei tanti modi, di mettere dei tappeti, come mi diverto a fare io, di uno, due, quattro accordi, pochi accordi, e sperimentare le varie scale.
facendo delle melodie o dei soli o delle improvvisazioni o dei fill, utilizzando magari, dico, oggi voglio confrontare il dorico con l'eolio oppure il dorico col frigio. Allora metto un bel paddone minore, sospeso, quello che volete e ce le provo. Finché non mi entrano in testa le due sonorità e quindi poi piano piano. Dando tempo al nostro orecchio di abituarsi magari a un frigio perché è molto particolare, ci sta che entri nel nostro DNA musicale, quindi ci sta che sia la nostra scala preferita e quindi quando abbiamo appunto le situazioni possibili di improvvisazione utilizzeremo di più qualche frase magari frigia, che ne so. A me non piace particolarmente il frigio, però gusti sono gusti. Quindi ragazzi, io ce l'ho messa tutta veramente e andrò avanti solo e se avrò riscontri positivi di questa lezione, quindi che sia tutto chiaro, poi ovviamente allego sempre fondamentale ancora di più questa volta il PDF allegato e quindi andremo avanti a parlare di modi, modalità, scale modali, utilizzo, sostituzioni, eccetera. Vengo capito perché sono argomenti difficili e soprattutto difficili da comprendere e ancora di più da far comprendere, quindi da spiegare. Quindi datemi un feedback, come si dice oggigiorno, un riscontro negativo o positivo, ben venga, sempre disponibile per chiarimenti. Se ho detto qualche cavolata, correggetemi, ben vengano anche critiche in questo senso. Vi lascio con una piccola improvvisazione dove alterno dorico e l'eolio su un tappeto ancora in re minore, sì, ma facciamo re minore oggi. E poi ci vediamo al prossimo video. Yeah.